Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua. Cosa vediamo oggi in questo video? Andiamo a vedere come aumentare le vostre abilità nella mira su Call of Duty, direttamente con Call of Duty. Allora, per PC, per console magari è più difficile, ma per PC è possibile aumentare le vostre capacità e quindi accelerare un pochino i tempi con siti e programmi fatti apposta per allenarsi nella mira. Sicuramente servono, perché comunque fate tantissimi centri a minuto. Cioè dovete prendere tanti bersagli a minuto, c'è quello che vi aiuta a seguire il bersaglio, c'è quello che vi aiuta a velocizzare la mira, c'è quello che vi aiuta a fare tanti cazzi, insomma. Però, parlo anche per chi non ha possibilità di usare questi programmi, chi usa le console, e comunque, secondo me, serve molto più farlo in game, quando c'è la possibilità, che rispetto a uno di questi programmi. Ad esempio, c'ho Kovac, che è uno dei più famosi per PC, uso 3D Aiming Pro, ce ne sono tantissimi, però un conto è prendere una pallina rossa su uno sfondo blu o comunque un colore acceso su un altro colore, un conto è prendere un target, un nemico, magari una zona d'ombra, nella mappa, dietro un legno, eccetera, eccetera. E sicuramente aiuta molto di più, soprattutto all'inizio, imparare a distinguere nemici e colpirli nel gioco. Allora andiamo a vedere come faccio io ad allenarmi. Allora andate su multigiocatore. Partita privata. Partita personalizzata. Allora, impostazione di gioco. Scegliete una mappa. Io mi alleno col cecchino, quindi sceglierò una mappa larga. Vediamo un po' la prima che viene fuori. Ah, ecco qua. Vediamo questa. Clutch Pick. Modalità tutti contro tutti, mettete. Regole di gioco. Allora, qui potete mettere i minuti. Possiamo mettere, non so, 15 minuti, mettiamo 40, 40 kill. Il primo che arriva a 40 kill vince. Cosa metto io per aumentare la mia mira? Vado su azione di gioco. Questo all'inizio potete anche evitarlo perché non è facile. Mettete solo colpi alla testa. Sì. Allora, se io faccio senza colpi alla testa 40 kill anche col cecchino, con 100 di vita classico dei bot, cioè vinco subito, non ha senso. Cioè se io mi alleno a sparare ovunque sul corpo non ha senso, non ha veramente senso. Però partite magari per grado, partite intanto a allenarvi, cominciate a fare, ad arrivare prima dei bot. Quando ci riuscite con abbastanza facilità, mettete solo colpi alla testa e magari aumenta un pochino. Poi qui potete cambiare tutto, potete cambiare le armi che si possono usare, quello che c'hanno i bot, quello che non c'hanno i bot, eccetera, eccetera. Però io vi consiglio semplicemente di mettere colpi alla testa e di scegliere quanti punti e quanti minuti. Dopodiché, l'abbiamo fatto, configurazione bot, ne mettete 11, che è il massimo. Veterano, che è la difficoltà più alta dei bot. Se siete proprio all'inizio potete mettere mista, cioè c'è quello fenomeno che cheata, tanto i bot cheatano, ragazzi, vedrete delle cose che fanno venire veramente il sorriso, vi faranno delle kill allucinanti. Partite da mista, che c'è il bot che magari sta fermo che vi guarda e il bot che vi tira il coltellino saltando dietro l'angolo, insomma, vabbè, capitano queste cose. Ok, detto questo, avviate la partita e cominciate a killare. Fate questo almeno 20 minuti, se ce la fate al giorno, vedrete che, soprattutto se dovete allenare con arma specifica, aumentate anche la grandezza delle mappe, cercate mappe più grandi, oppure se siete abituati a giocare magari in città su Warzone, mettete mappe piccoline, vedrete che come iniziate a mettere solo colpi alla testa, vi abituerete a avere la mira alta, a muovervi, stare sempre in movimento, a passarsi qualche volta. Aiuta, aiuta molto e aiuta soprattutto perché a riconoscere i nemici all'interno del gioco, che fa tanto. Va bene, ragazzi, per intanto vi dico che è tutto qua. Godetevi lo spettacolo, spero di riuscire a fare qualche bella kill. E continuate a seguirmi, mi trovate ovunque, Facebook, Instagram, tra poco arriverò anche su Twitch. E basta, ciao belli, e al prossimo video.